Dai clan della Camorra a Torre Annunziata, un giovane pubblicista del Mattino che ebbe il merito da solo di aprire inchieste molto serie che poi nel corso degli anni hanno portato agli arresti di clan rilevantissimi di quell'area. Giancarlo Siani era un giovane e aveva una grande voglia di inseguire e di conoscere la giustizia. Insieme ad Amato Lamberti fondò l'osservatorio sulla Camorra. Credo che oggi sia giusto, di fronte alla città di Napoli e alla regione Campania, che in questi giorni stanno portando avanti delle celebrazioni sulla sua figura, ricordarlo in quest'Aula. La ringrazio, Presidente Scotto. A questo ricordo la Presidenza si associa. Onorevole Melilla, prego. Grazie Presidente. Da venerdì 25 settembre a domenica 27 settembre a Milano ci sarà il 12° congresso nazionale dell'Associazione Luca Coscioni per l'affermazione del diritto alla libertà di ricerca e a beneficiare del progresso scientifico come già riconosciuto a livello internazionale. 60.000 cittadini hanno sottoscritto la proposta di legge di iniziativa popolare sul fine vita promossa dall'Associazione Luca Coscioni. Alcuni giorni fa 155 parlamentari hanno chiesto di calendarizzare la proposta di legge di iniziativa popolare sul fine vita. Torno a chiedere alla Presidenza di farsi carico nella prossima conferenza dei Capigruppo di prevedere la calendarizzazione di questa importante proposta di legge di iniziativa popolare che riguarda tante persone che stanno aspettando una legge moderna e innovativa in questo campo. Grazie. La ringrazio, onorevole Melilla. Ovviamente la questione, come lei giustamente ha sottolineato, va affrontata in sede di conferenza dei presidenti di gruppo e per iniziativa o del governo o dei gruppi o di chi comunque ne ha la titolarità. Chiede di intervenire l'onorevole Ferraresi. Prego. Se non mi aprite. Sì, grazie Presidente. Presidente, vorrei sollecitare l'interrogazione e risposta scritta a mia prima firma 402590. È un'interrogazione sottoscritta da numerosi deputati del Movimento 5 Stelle. Abbiamo già sollecitato in data 20 gennaio 2015, sono nuovamente a sollecitare e a chiedere, appunto, visto che l'attuale delegato risponde al Ministero degli Affari Esteri, che sia rivista questa delega nella risposta, perché ci sembra alquanto strano, in quanto parliamo di questioni attinenti a appunto, episodi di violenza all'interno di un carcere. E poi vorrei sottolineare anche il sollecito all'interrogazione, a risposta scritta 40.